Ciao a tutti, benvenuti. Vediamo in questo video sbarazzati di un narcisista con questi 5 passaggi. Prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi anche abbonare ovviamente e fare una donazione al canale, metti un like, condividilo con i tuoi amici se ti piace. E veniamo al tema, sbarazzati di un narcisista con questi 5 passaggi. Allora, intanto quando hai a che fare con un rompicoglioni o una rompicoglioni, che sia narcisista o che non sia narcisista, con le persone manipolative, bisogna sempre sbarazzarsene, bisogna sempre togliersi dal cazzo perché ti rovinano la vita e quindi tu non potrai mai di fatto sapere, narcisista certificato, non certificato, ma poi d'altra parte, cazzo ti frega di sapere se è certificato o meno, non andrà mai a fare, diciamo, le sue, come possiamo dire, diagnosi da un terapeuta, da uno psichiatra, ma è. Poi di fatto tu devi guardare i comportamenti, come si comporta nei tuoi confronti. È ovvio che se ti dà delle cose, come dire, se ti fa love bombing, nessun pranzo è gratis, devi tenere presente questo fatto. L'unico formaggio gratis è quello nella trappola per topi, non devi cadere nella trappola. Ah, ma io ti amo, sei fantastica, sei la donna più eccezionale della mia vita, non ho mai incontrato una donna come te. Ti avessi conosciuto prima, ma e questo è il narcisista covert. Lover te, andiamo, andiamo, cazzi e mazzi. Ricchi premi e cotillon, caviale e champagne e poi dopo merde gazzosa. E allora, no, perché questo è il concetto, no? Lover ti farà, cerchi di farti vivere una favola, ma poi tanto come ti fa pagare tutto, ti ripeto, nessun pranzo è gratis. Invece il cover ti eleggerà divinità, ma poi alla fine, tanto, convergeranno entrambi nella stessa situazione. Cioè ti faranno passare per sbagliata, inizieranno a farti gaslighting, inizieranno a farti sentire una merda, inizieranno a farti sentire una persona inutile, inizieranno a farti sentire una persona che non vale niente, inizieranno a farti sentire una persona di poco valore. Ecco quindi che tu invece devi imparare a liberarti da tutti questi concetti, devi imparare a liberarti da queste situazioni negative, nefaste per te, devi imparare a essere libera veramente. E per essere libera non devi avere rottura di coglioni, cioè devi sbarazzarti del narcisista o di queste persone semi narcisiste, queste persone che hanno questi comportamenti negativi, nefasti, maligni nei tuoi confronti, perché poi ti fanno stare male, ti triangolano con altre persone. Insomma, ne fanno di cotte e di crude e tu di fatto resterai come una vittima, no? Ne patirai le conseguenze di venire. Ecco quindi che tu devi liberartene, devi venire fuori, devi essere libera. E però per essere libera devi ovviamente far sì che la tua vita possa essere più interessante, devi trovare nuove motivazioni e non trovare tutte le motivazioni legate al narcisista. Ed è il narcisista che te ne fai? Beh, inizia a fare il no contact, il contatto zero, non lo pigli neanche in considerazione, te ne sbatti i coglioni, lo lasci nel suo brodo, lasci che faccia le sue cose e tu ti distacchi totalmente. Totalmente vuol dire totalmente, vuol dire che non gli dai tregua. Non gli dai attenzioni e lo lasci veramente andarsi a sbattere nel suo brodo, a fare le sue cose. Quindi non devi dargli nessuna chance, nessuna possibilità. Questo è il primo punto fondamentale. Quindi il no contact è basilare, perché diciamo serve anche a te per desensibilizzarti. Ovviamente il secondo punto, la seconda cosa che devi fare è renderla. Far sì che la sua vita, che il narcisista diventi insignificante per te. Deve essere insignificante. Questo mettiti dentro la tua testa
che è una persona inutile, che è una persona dannosa, che è una persona che per te non significa assolutamente nulla. È una persona di cui devi liberartene al più presto, è una persona che non vale niente, assolutamente niente. Quindi togliti dai coglioni questa tipologia di persone perché sono estremamente negative, estremamente nefaste e non meritano assolutamente nulla. Questo è il secondo punto fondamentale perché tu devi acquisire questa convinzione in modo profondo, in modo conclamato, altrimenti non otterrai nessun risultato. Terzo passo, evita di parlare con altri del narcisista. Cioè non devi stare lì a parlare perché lo alimenti, no? Se chiede a uno, hai mai visto cosa fa, sai che cosa non fa, evita, evita, evita assolutamente di parlare del narcisista. Devi staccare la testa. Devi staccare la testa, non devi tenere la testa sempre connessa con questo narcisista, se altrimenti non ne verrai più fuori. Non riuscirai più a venire fuori da una situazione del genere, altrimenti. E poi, quarto punto, cambia la tua routine quotidiana, cioè devi cambiare delle cose, fare delle cose diverse, impara a fare delle cose diverse, sviluppa nuove potenzialità, sviluppa nuove capacità. Fai cose che non avevi fatto prima, impara, impara, impara. Perché cambiando la routine vai a interrompere i tuoi schemi mentali, vai a crearti un'interruzione di schema nella tua testa e quindi andrai a togliere dalla tua mente tutte le cose, magari connesse, gli ancoraggi emozionali connessi a questa situazione, connessi a questa persona. Quindi è veramente fondamentale, è molto importante imparare a togliere dai coglioni. A livello anche proprio di pensiero, cambiando la routine quotidiana, cambia le cose, ma anche cose banali possono influire sulla tua vita. Tipo, che ne so, se tu facevi una strada per andare al lavoro, cambia strada. Se tu avevi l'abitudine di fare una certa cosa, cambia. Questi cambiamenti, influiranno sulla tua vita. Posso garantirti che produrranno dei cambiamenti. Delle abitudini, andavi in palestra a una certa ora, cambia orario, vai in un'altra ora. È molto importante questo. Introdurre dei cambiamenti vuol dire introdurre delle situazioni nuove nella tua vita. E poi un'altra cosa fondamentale è frequenta altre persone. Non devi stare lì a pensarci su, non devi stare lì a devi imparare a frequentare altre persone, a frequentare altre situazioni, a frequentare una nuova tipologia di persone che sicuramente è meglio, che sicuramente ti può dare qualcosa, che sicuramente ti aiuterà a stare meglio, a vivere meglio e essere più centrata su te stessa, su te stesso. Quindi, perché darsi nuove emozioni? La nostra parte emotiva, ha bisogno di emozioni, non gli frega niente che provengano da Tizio, Caio, Sempronio o da qualcun altro. Ha bisogno di somministrarsi delle emozioni. Quindi tu impara a darti delle emozioni e vedrai che le cose per te andranno per il verso giusto, ma devi darti nuove emozioni. Per questo video è tutto, mi raccomando, metti un like se ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, fai donazione al canale se ti va, insomma, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Bene, bene, e per questo video è tutto, quindi ti do appuntamento al prossimo. Ciao!